mentre dalla prossima parleremo. Ecco, siamo partiti. Allora, come stavo dicendo prima di registrare, stasera parliamo dei fenomeni meteo. La prossima parleremo delle caratteristiche dei fenomeni meteo, quindi gli elementi, la temperatura, pressione, umidità. Dalla prossima parleremo invece di come nascono i fenomeni meteo e poi vedremo in quelle successive come leggere i bollettini o i vari siti di informazioni e come ultima serata faremo una simulazione di come dovremmo fare prima di partire per una crociera, per un'attività nostra, come costruirci, diciamo, il meteo. Tanto iniziamo. Allora, piccola introduzione, tanto le regole d'oro per una buona pratica meteo. Sono quattro punti, che dopo naturalmente sono da sviluppare. La continuità del monitoraggio, da prima della partenza. Non possiamo pensare di, il giorno prima, dire devo partire per crociera, com'è il meteo, perché bisogna insomma sapere già prima organizzare il tutto, il giro da poter fare. Bisogna avere una visione d'insieme perché non possiamo pensare solo c'è vento, non c'è vento, c'è onda, non c'è onda. Dobbiamo pensare a tutto quello che riguarda la navigazione, quindi dal vento, dalle perturbazioni ai possibili colpi di vento o temporali, a tutto quello che ci può di solito disturbare durante una crociera o anche un'uscita giornaliera. Iniziare dalle carte sinottiche, spesso vengono, cioè ultimamente vengono usate poco perché abbiamo 1.000 siti che ci danno 1.000 informazioni, e invece una carta sinottica semplice dove abbiamo le alte e basse pressioni e i fronti, guardiamo quella, vediamo l'evoluzione di quella, poi ascoltando i vari bollettini e tutto quanto ci rendiamo conto se quello che era previsto o la situazione che è sulla carta sinottica, come si sta presentando sulla realtà. E poi naturalmente quando siamo in crociera consultare Meteomar che ci dà importanti informazioni sul momento, su quel momento e sui momenti successivi, non solo di dove siamo ma anche di tutte le zone circostanti e quando si può altri bollettini e siti di informazioni meteorologiche. Naturalmente affidare, sappiamo bene che adesso ci sono i siti che cercano solo i click e scrivono ogni estate il caldo che è il caldo più caldo degli ultimi 100 anni, ogni inverno l'inverno più freddo, insomma, non cerchiamo il click, quello che va a sensazioni, ma andiamo a cercare, insomma, siti affidabili e affidabili, insomma. Per proseguire queste regole, quindi per gestire la mia attività velica, che sia una crociera o giornaliera, un corso o quant'altro, bisogna interpretare e incrociare, quindi situazione reale visiva, che sono le nuvole, il vento, le direzioni del vento, il mare, com'è il cielo, se presenta nuvole particolari. Bisogna tenere sott'occhio gli strumenti, infatti in barca abbiamo sempre questo strumento qua sulla destra, questi tre strumenti per la temperatura, l'umidità relativa e la pressione, perché vedremo oggi che ci danno informazioni molto importanti. Consultare sempre le informazioni meteo, cioè tenersi aggiornati. È importante anche valutare il tempo e spazio a disposizione perché sappiamo che ci sono fenomeni meteo che sono magari duraturi però poco intensi o altri che in mezz'ora spazzano via qualsiasi cosa trovano, insomma. Quindi, anzi, ultimamente abbiamo visto durante l'estate delle belle sventolate di belle sventolate. Penso che qualcuno di voi era in giro quest'estate in Croazia o in Grecia quando ha fatto, insomma, delle belle, questa risposta se non ricordo, delle belle sventolate. Conoscere o individuare i fenomeni locali, anche questo è importante perché magari ci aspettiamo un vento, ce n'è un altro, siamo convinti che la perturbazione è passata, in realtà è perché magari lì il vento causa il luogo quando c'è un Bora, magari in realtà viene un vento da est perché è deviato dai monti o da vallate e tutto quanto. Quindi bisogna cercare di capire anche cosa abbiamo attorno, non solo guardare il meteo. E poi, quando serve, cioè se si può stare a terra durante la perturbazione, tanto meglio, però se siamo
già fuori oppure siamo in navigazione, bisogna saperla sfruttare anche una perturbazione, insomma, prenderla nel modo giusto. Quindi, ecco qua, prima di partire con il argomento della serata, lo scopo delle serate, qual è? Allora, tanto perché nascono i fenomeni meteo? Perché ogni volta che si verificano delle differenze nelle condizioni delle masse d'aria, si mettono in moto dei meccanismi che tendono a riportare l'equilibrio. Quindi, i fenomeni meteo, anche quelli intensi, in realtà servono a riportare l'equilibrio a livello... in equilibrio le temperature dell'atmosfera, insomma, dell'atmosfera. Quindi qual è il nostro scopo? Il nostro scopo è capire quali sono queste condizioni, queste differenze nelle condizioni che si generano, e queste differenze quali meccanismi mettono in moto, perché sappiamo, chi ha già fatto qualcosa sa bene che ci sono, tipo i fronti caldi e i fronti freddi, sono due situazioni diverse che portano, vanno, cercano di riportare l'equilibrio in modo diverso. Quindi bisogna capire, a seconda delle condizioni, quali meccanismi si mettono in moto, quali, quindi, fenomeni meteo, quali perturbazioni per riportare l'equilibrio. Naturalmente, perché sappiamo tutti che il giusto approccio al meteo migliora la sicurezza, perché partire senza guardare le previsioni è da incoscienti. Anche se c'è una bella giornata, a meno dare un occhio e dobbiamo uscire 2 ore a vedere che non siano previsti temporali, già lì è un buon passo. Però proprio se invece c'è chi, ma c'è bello, usciamo, sappiamo benissimo che non va bene. Quindi, di cosa parliamo stasera? Stasera parliamo degli elementi e dei fenomeni meteo, quindi il luogo di dove avvengono questi fenomeni, i fattori che influiscono il meteo, le variabili in gioco e la loro interdipendenza, scusate, quindi temperatura, pressione, umidità e tempo e spazio. E invece nella prossima serata vedremo questi elementi, quando interagiscono insieme, come fanno nascere i fenomeni meteo, quindi vedremo la formazione delle nuvole, dei fronti, delle perturbazioni temporali e quant'altro. Ora partiamo con gli argomenti. Il luogo, allora, come sappiamo, viviamo perché ci abbiamo attorno dell'aria, e l'atmosfera è a strati, non è omogenea, e grazie al come si chiama, alla, mi sfugge adesso, attrazione della Terra, i gas e il polvisco atmosferico stanno nella parte bassa, nei strati più bassi, più vicini alla superficie terrestre. Più ci allontaniamo dalla Terra, più diventano, diciamo, meno concentrati. E basta pensare che il 99% dell'atmosfera è nei primi 32 km su quasi 1000, quindi è veramente nella parte bassa e concentrata. E tutta la parte che riguarda i fenomeni meteo avviene nel primo strato, che è la troposfera, che in effetti in greco vuol dire sfera dei cambiamenti, che è dove c'è più aria concentrata, dove avvengono tutti gli scambi d'aria, di temperatura e di umidità che generano tutti i fenomeni meteo che conosciamo. E la troposfera va dallo spessore di 6 km ai poli a 18 l'equatore. Non è uniforme per via della rotazione terrestre, e quindi anche i movimenti dell'aria non sono uniformi. Da sottolineare l'importanza anche però nella stratosfera dello strato dell'ozono, perché se non ci fosse lo strato dell'ozono, i raggi ultravioletti del Sole sarebbero troppo dannosi per la Terra e anche per la vita, perché scalderebbero troppo la Terra e non ci sarebbe né vita, e probabilmente ci sarebbero fenomeni meteo completamente differenti dagli attuali. E nell'atmosfera, invece, nella nostra atmosfera ha molta importanza il vapore acqueo e in parte l'anidride carbonica, perché sono quelle che permettono di trattenere il calore vicino alla superficie terrestre, altrimenti verrebbe disperso nell'aria. Quindi questo è il luogo, avviene tutti quello che andiamo a studiare avviene all'interno della troposfera. Andiamo avanti. I fattori che influiscono. Come sappiamo, ci sono diversi fattori che influiscono il clima e le condizioni meteorologiche.
il clima è, diciamo, l'insieme delle condizioni medie nel tempo in una certa località, quindi sappiamo che tipo noi viviamo in una zona clima mite, c'è clima tropicale, quindi il clima riguarda non solo oggi cosa c'è, ma riguarda un tempo, condizioni medie verificate nel corso degli anni, quindi insomma è una statistica media. Mentre le condizioni meteorologiche sono le condizioni in un certo momento in una zona. Quindi queste condizioni e anche il clima sono influenzati da tre fattori principalmente, che sono latitudine e stagione, il primo, posizione rispetto al mare e alle zone continentali, e le caratteristiche morfologiche locali. Queste qua appunto influenzano le condizioni. E sono fra di loro comunque si accavallano, non è che c'è o uno o l'altro, e quindi bisogna, quando si naviga in una zona, capire anche dove siamo, come latitudini, il periodo, cosa prevede di solito, capire se, perché magari anche solo sapere le temperature medie di stagione, vedere che c'è più caldo e più freddo, ci può far capire che ne arriva un fronte caldo, un fronte freddo, quindi bisogna comunque. Soprattutto se andiamo in zone nuove, considerare anche questo, anche i fattori che influiscono la zona dove siamo. E, ok, ora adesso vediamo un attimo questi fattori, come influiscono il clima e le condizioni meteo. Qui provo adesso con la famosa tavoletta. Allora, il primo fattore, diciamo che erano le latitudini e le stagioni. Per quale motivo? Le latitudini e stagioni influenzano il meteo, molti voi già sapranno. I raggi solari, ad esempio, durante l'equinozio di primavera e l'equinozio d'autunno, arrivano perpendicolari all'equatore. Se noi abbiamo un raggio solare di un certo spessore, quindi adesso ho messo a posto i quadratini per cercare di farli uguali, quindi circa 4 quadratini, che prende in modo perpendicolare all'equatore, in questo spessore abbiamo una certa quantità di energia che viene distribuita su questa superficie terrestre. Superficie. Se lo stesso raggio di 4 quadratini di spessore, quindi che ha la stessa energia, lo portiamo al tropico o lo portiamo al circolo polare artico, vediamo che 1, 2, scusate, 3, 4, vediamo che cambia. Lo stesso raggio, lo stesso spessore, quindi che porta la stessa energia, viene distribuito in una superficie terrestre più ampia, quindi l'energia viene, diciamo, più dispersa, è più dispersa alle calotte polari rispetto all'equatore o ai tropici. Perché le stagioni? Questo è perché le latitudini, diciamo, influenzano, è uno dei fattori che influenza il meteo, perché appunto il sole scalda in modo diverso a seconda dell'altitudine. Ma perché? Il sole scala in modo diverso anche per le stagioni, perché noi sappiamo che durante il solstizio d'inverno e il solstizio d'estate i raggi solari arrivano, durante il solstizio d'inverno nostro arrivano perpendicolari al tropico del Cancro, mentre durante il solstizio d'estate arrivano perpendicolari al solstizio del Capricorno, mentre durante il solstizio d'estate nostro arrivano perpendicolari al tropico del Cancro. Cosa succede? Quando è inverno, un raggio di, sempre i nostri 4 quadratini, che sono di uno spessore, quindi di una certa potenza, riscalda questa superficie, all'equatore riscalda 1, 2, 3, 4 questa superficie. Se vediamo i poli, addirittura il giorno del solstizio, vediamo che una parte di superficie non viene neanche scaldata, quindi è anche la superficie molto ampia quella scaldata. Quindi questo raggio solare, che ha la stessa potenza di energia, contenuto di energia di questi due, in realtà scalda una superficie molto più grande, quindi è come avere un termosifone di un tot kilowatt che scalda una stanza piccola, un bagnetto o una sala da pranzo con soppalco aperto. Insomma, capiamo che una fonte di energia non c'è cioè abbastanza energia per scaldare come l'equatore, come il tropico del Cancro. Quindi questo, diciamo, è perché le latitudini e stagioni influenzano le
che influenza il clima. Poi vedremo la temperatura come viene influenzata e come le masse d'aria vengono influenzate e quant'altro. Quindi già qui abbiamo un diverso inneggiamento solare che provoca ampie differenze di temperature fra basse e alte latitudini. Quindi il mondo, la Terra, va a cercare un equilibrio, come lo fa? Sposta sia masse d'acqua e masse d'aria. Vediamo qui, scusate, vediamo se riesco a mettere, se mi ricordo, qua. Vediamo qui le correnti di acqua calda e acqua fredda, quindi l'acqua calda va a inseguire quella fredda torna a quindi c'è un mescolamento delle correnti per cercare di portare, di riequilibrare la temperatura. La temperatura. C'è anche una stessa movimento delle correnti, delle masse d'aria, quindi ora ho fatto solo mezzo, neanche un quarto di mondo, quindi l'aria tenderà generalmente ad andare dal tropico del Cancro verso l'equatore con questa direzione, in superficie parlo, dal tropico del Cancro verso il circolo polare in questa direzione e ai poli, al polo nord in questa direzione. Nell'emisfero australe è speculare, quindi faccio solo l'aria vicino all'equatore, verrà in così. Questa aria si muove così in superficie e anche dei movimenti verticali che sono questi qua. Ora però sono andato fuori tavoletta, scusate. Questo movimento, questo movimento, quindi queste sono, diciamo, regole generali, e generalmente l'aria si sposta così per cercare di riequilibrare le temperature, per portare equilibrio. Se non ci fossero questi spostamenti di massa d'acqua e massa d'aria, le temperature, la differenza di temperatura fra polo nord e equatore sarebbero molto molto più ampie di come sono adesso. Cioè adesso sappiamo che il polo nord è freddo, l'equatore è caldo, ma sarebbe ancora peggio, diciamo, più alta la differenza. Quindi fanno questi movimenti d'aria, fanno un grosso lavoro. Fin qui domande? No? Ok, semmai se qualcuno fa vuole domande, fate pure, cioè interrompete pure anche, perché altrimenti magari vado avanti, magari la domanda era due slide fa e ormai sono avanti. Altro fattore, dicevamo, la posizione rispetto al mare e alle zone continentali. Questa qua è una. Non guardate il vento, le freccette del vento, le frecce del vento, ma guardate il colore di sfondo che è la temperatura dell'aria. Questa è un'immagine di come erano distribuite le masse d'aria in base a temperature il 16 febbraio, quindi la settimana scorsa, che se vi ricordate c'era molto freddo. Pare c'era una massa d'aria fredda che copriva l'Europa, ma se guardate in realtà massa d'aria, vedete che anche qui c'è aria fredda, quindi probabilmente la massa d'aria in realtà copriva anche una parte del mare. Però se vedete le temperature sulla Terra, entro terra, sono dai meno 10 ai 0 gradi, mentre sul mare dai 0 ai 10, perché appunto a seconda della superficie terrestre, soprattutto acqua o superficie terreno, cambia come assorbe il calore la superficie e come viene rilasciata. Quindi dove c'è le superfici marine o molto ampie, c'è una temperatura mediamente un po' più alta, perché quando c'è freddo, e quando c'è caldo invece c'è un'escursione termica molto minore. Quindi d'estate e d'inverno, d'inverno abbiamo un'escursione molto alta, diciamo, termica nelle zone continentali, mentre nelle zone quelle
marine, diciamo, specie marine, c'è una discussione molto meno ampia, questo grazie alle proprietà dell'acqua. Quindi questo è un altro fattore che poi, quando vedremo le tre variabili, vedremo meglio. Quindi questa immagine parla in modo molto chiaro, si vede proprio la massa d'aria fredda che è andata a coprire anche una parte di Africa, anche l'Adriatico ha tutta la zona continentale, zona fredda, mentre l'Adriatico è più caldo di 10 gradi. Ci sarà più umido, quindi forse siamo meglio con 0 gradi secco, ma comunque a livello di temperatura è più alto. Andiamo avanti. L'altro fattore è le caratteristiche morfologiche locali. E noi abbiamo vicino a noi la nostra palestra di vela, che è un esempio, il lago di Garda, che abbiamo una parte nord con vallate e catene montuose, una parte invece sud con una massa d'acqua un po' più ampia, più ferma rispetto a quella nord, e soprattutto una pianura padana che fa influenza, quindi i vari fenomeni meteo. Sappiamo infatti che d'estate sul lago di Garda nascono temporali dal nulla, che magari poi si propagano per anche centinaia di chilometri. Abbiamo il Pelère e l'Ora, che sono venti locali che a volte vanno anche a dominare 20, magari, metri di perturbazioni. Capita ancora di guardare il meteo e dicono: ah, c'è vento da sud. Alla mattina il Pelère comunque c'è, perché è talmente caratteristica la zona che il Pelère comunque riesce a superare la forza del vento. Quello della perturbazione, se è una perturbazione naturalmente non violenta. Quindi andiamo avanti e adesso vediamo un attimo le cose un po' più nel tecnico per ogni variabile. Quindi abbiamo le tre variabili in gioco e la loro interdipendenza. Sappiamo che le variabili da controllare in barca sono temperatura, pressione e umidità, perché appunto i fattori che abbiamo visto fino adesso vanno a influenzare questi valori, e la differenza nelle masse d'aria di questi valori, masse d'aria vicine con differenza di temperatura o pressione e umidità, porta alla nascita di fenomeni meteo. Altre due variabili importanti sono lo spazio e il tempo, perché a seconda di come si sviluppa un certo fenomeno meteo, sappiamo che abbiamo quanto tempo abbiamo o quanto tempo ci mette a sfogarsi, e in quanto spazio, perché se è una perturbazione che occupa migliaia di chilometri avrà una certa violenza, se è una perturbazione che si sfoga perché nasce sul lago di Garda temporale e si sfoga, ecco che cambia tutte le carte in tavola. La variabile più importante, la variabile regina, è la temperatura, perché è quella che mette in moto il tutto, perché la temperatura fa variare la pressione, fa variare non tanto l'umidità, ma l'umidità relativa, quindi è quella che, diciamo, regola il gioco e che mette in moto il vento, insomma, quella che comanda, diciamo, fra le tre variabili è lei che comanda, quindi la temperatura era molto importante. Ok, iniziamo a vedere adesso allora le tre variabili. Temperatura, beh, intanto partiamo tanto per parlare la stessa lingua, veramente noi usiamo i gradi Celsius, non i Fahrenheit o altre unità di misura. Come valore di riferimento abbiamo solitamente 0 gradi, 100 gradi, che è la temperatura in cui l'acqua solidifica, quindi ghiaccia, o la temperatura in cui l'acqua bolle, quindi poi evapora. Siamo cioè, la temperatura inizia prima, con in cui l'acqua bolle. E lo strumento da utilizzare ed avere in barca è il termometro. Come viene generata, diciamo, come nasce la temperatura? Beh, la temperatura intanto è indica lo stato termico di un sistema. Quindi ci deve essere qualcosa che apporta calore. Vediamo come il Sole, in modo indiretto, perché non è il Sole direttamente che scalda, ma scalda l'atmosfera. Scusate un attimo, eccolo qua. Allora,
Noi sappiamo che abbiamo il Sole che ha dei raggi solari che entrano nell'atmosfera finché colpiscono la superficie terrestre. Questi raggi solari portano molta energia, c'è cioè un'alta energia tramite la radiazione elettromagnetica ultravioletta, che è una radiazione particolare perché l'atmosfera è quasi trasparente praticamente a questa fonte di energia. Quindi il raggio solare non va a scaldare l'aria. Il raggio solare in parte viene sì assorbito da diciamo prima lo strato dell'ozono, in parte se c'è delle nuvole viene in parte assorbito dalle nuvole, però comunque una piccola parte poi comunque riesce comunque a passare sempre, e in parte viene sia riflesso dall'atmosfera, quindi qua non c'è un assorbimento come nello strato dell'ozono o nelle nuvole, ma proprio è un riflesso, una parte viene riflessa, quindi rimbalza e ritorna fuori, e una parte viene riflessa anche dalla superficie terrestre. Però parte più grossa, diciamo, viene assorbita dalla nostra superficie terrestre, quindi si accumula calore, grazie all'irraggiamento solare, si accumula calore sulla superficie terrestre. Quindi poi come passa il calore all'aria, diciamo, non ha cambiato, scusate. Allora, opzione puntatore. Ok, come passa il calore all'aria? Questa energia assorbita dalla Terra viene trasformata in radiazione elettromagnetica a infrarossi, quindi anche questa emana una radiazione a infrarossi, la quale va tramite irraggiamento termico a scaldare l'aria. L'aria si scalda grazie appunto alla presenza di vapore acqueo e alla presenza di anidride carbonica, che infatti è la maggiore, come sappiamo, l'anidride carbonica è uno dei maggiori motivi dell'aumento delle temperature negli ultimi anni, perché l'inquinamento produce quello, l'anidride carbonica si forma praticamente un gas che trattiene il calore. Scusate un attimo che guardo dove è tutto quanto. Quindi sì, l'energia viene distribuita sotto forma di raggiamento termico e il calore viene trattenuto nella parte più bassa dell'atmosfera, quindi vicino alla superficie terrestre, perché appunto grazie alla presenza del vapore acqueo, dell'anidride carbonica e perché abbiamo la trazione terrestre che tiene l'aria è più densa in basso. Però abbiamo anche qui delle differenze, nel senso che dove c'è umidità, il calore viene trattenuto di più, dove c'è meno umidità, il calore viene disperso verso l'alto più velocemente, dove abbiamo nuvole, addirittura abbiamo il calore che viene assorbito dalle nuvole e restituito, e anche quel calore che sta assorbito dalle nuvole viene comunque rilasciato nelle masse d'aria vicine, quindi si accumula meglio di più il calore. Infatti, abbiamo visto la settimana scorsa che c'era limpidissimo, c'era limpido, aria secca, c'era una forte escursione termica, il calore alla sera di notte c'era molto freddo. Di giorno magari si stava bene perché si scaldava col sole il terreno, ma di notte c'era molto freddo, mentre le notti d'inverno con nuvolose pare per assurdo, però appunto si sta meglio come temperatura perché il calore viene trattenuto nella parte bassa dell'atmosfera. Questo quindi abbiamo visto che il calore sta nella parte bassa, infatti fate anche lo sfondo in questo modo sfumato perché il calore si accumula nella parte bassa e più si sale più c'è dispersione termica. All'interno della troposfera, come si chiama, il valore con cui diminuisce la temperatura di una certa massa d'aria è costante. Quindi, se qui ho una certa temperatura, più salgo la differenza di calore, la perdita
perdita di calore è costante salendo, in questo punto magari per altri fattori è sempre costante, però leggermente diversa. Questo si chiama questa dispersione di calore salendo nell'atmosfera si chiama gradiente termico verticale. E praticamente il gradiente termico verticale indica la diminuzione di calore, di temperatura, scusate, ogni 100 metri di progressione di latitudine. Abbiamo come valori di riferimento, abbiamo quando l'aria è immobile, cioè quindi non c'è movimento d'aria, abbiamo un 0,6 gradi ogni 100 metri. Quando l'aria è in movimento, non è satura di umidità, abbiamo un grado. Quindi l'aria non umida, come abbiamo detto, trattiene meno il calore, quindi più saliamo ogni 100 metri perdiamo un grado di temperatura, mentre quando abbiamo un'area in movimento ma satura di umidità, quindi con forte presenza di umidità nell'aria, la variazione va dai 0,3 ai circa 0,8, questo appunto perché a seconda di quanta umidità abbiamo nell'aria abbiamo una certa dispersione di calore. Però abbiamo detto che è costante, quindi se noi abbiamo in questo punto 10 gradi, più saliamo, più l'aria, scusate mi si è bloccata la pennetta, più l'aria, cioè si raffredda però in modo costante, è una linea retta, non è una linea, una funzione logaritmica oppure un esponenziale. All'interno della troposfera perde calore in modo omogeneo. Al di fuori poi la temperatura dell'aria avrà vari alti e bassi, ma quelli a noi non interessano perché non vanno a influenzare, diciamo, il meteo, non va a influenzare il meteo, la formazione di nuvole o di piogge o forti venti. Come la temperatura viene influenzata, quindi questa è come la temperatura, diciamo, come il calore viene creato. Come viene influenzata la temperatura? Abbiamo tre fattori di prima che abbiamo visto, quindi latitudine e stagioni, l'altitudine e morfologia e soprattutto quella che influenza di più la temperatura è la natura della superficie terrestre. Perché abbiamo visto latitudine e stagioni, sappiamo che a seconda della stagione e della latitudine il raggio si colpisce in questo modo, però quello è costante nel tempo, cioè inverno da noi arriva il raggio in un modo, quindi il calore che arriva è quello. L'altitudine e morfologia del luogo è sempre quella, quindi sappiamo gestirla. Quella che, pur essendo del luogo, però influenza in modo molto forte la temperatura, è la natura della superficie terrestre. Queste foto qua sono questa di sinistra, la foto di prima. Foto, immagine, quindi alle ore 6 di mattina del 16 febbraio le temperature sul continente europeo. Questo è solo 3 ore dopo del stesso giorno. Guardate la nostra penisola come ha cambiato le temperature nel giro di 3 ore. Perché alle 6 di mattina non c'era il sole, alle 9, dopo 3 ore di sole, 3 ore, 2 ore e mezza, adesso non so l'orario preciso dell'alba, però ha già avuto, il sole ha già scaldato in modo consistente il terreno, la superficie, il suolo, quella la parte continentale. Questo appunto perché, abbiamo detto prima, il suolo ha un alto potere di assorbimento, ma anche un alto potere emissivo, quindi viene scaldato velocemente e scalda velocemente l'aria soprastante. E quindi di notte perde velocemente la temperatura, vediamo che alla mattina abbiamo delle temperature molto rigide. Mentre l'acqua, sappiamo che assorbe molto lentamente il calore, ma però anche di notte lo rilascia molto lentamente, quindi l'aria vicino all'acqua rimane ancora calda. E questo crea forte differenze di escursione termica giornaliera. Cosa vuol dire escursione termica giornaliera? È in un certo luogo la differenza tra temperatura massima e minima, che la temperatura massima è intorno alle ore 14, mentre la minima è proprio al sorgere del sole, perché è stato il momento fino in cui non c'era più sole, il terreno o l'acqua, anche se in modo più lento, ha
ha comunque tramite riscaldamento termico riscaldato l'aria soprastante, quindi si raffredda. E quindi l'aria poi pian piano disperde calore anche lei. E questo è importante saperlo perché appunto l'escursione termica sappiamo che al mare è meno importante, mentre in continente diciamo è più importante, quindi avere due zone dove ci sono queste forti escursioni termiche, differenze, può dar luogo a, anche dal, se c'è aria ferma, soprattutto dare luogo a, così dice, a fenomeni meteo. Vediamo qui che tipo, qui avevamo del vento da sud-ovest, quindi anche di notte comunque la zona toscana e laziale era comunque riscaldata dall'aria umida che arrivava dal mare, mentre al di là delle Alpi non c'era aria, quindi il mare non riusciva a scaldare la superficie terrestre, il suolo, insomma la costa italiana. Quindi uno dei fattori a tenere conto più di tutti, soprattutto noi che navighiamo in mezzo all'acqua, è questo. Sappiamo che d'inverno abbiamo forte escursione termica lungo la costa, mentre d'estate l'escursione termica è già più sul continente, è già meno forte e per assurdo è leggermente più, si alza leggermente al mare invece. Naturalmente questa qua è, a seconda della stagione appunto, come dicevo, cambia l'escursione termica, cambia. Questo può andare a influenzare, vedremo, le pressioni, la pressione atmosferica e quant'altro. Parliamo ancora però di, ci sono domande fino qui o chiarimenti, oppure anche magari se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Nulla? State dormendo o ci siete? Perché non vedendo. Ci siamo, complimenti. Ci siamo. Purtroppo non vedendovi faccio fatica a capire se... Siamo. Ok, cosa molto importante sempre che riguarda la temperatura dell'aria, dell'atmosfera, è la stabilità dell'aria. Cosa vuol dire? La stabilità indica, viene indicata, stabilita se ci sono movimenti verticali fra masse d'aria. Quindi se noi partiamo dall'aria instabile, abbiamo aria calda sotto e fredda sopra, sappiamo che abbiamo due masse d'aria, fredda e calda, sappiamo che l'aria calda tende a salire e l'aria fredda a scendere. Quindi qui si chiama aria instabile appunto perché c'è un movimento verticale e questo a seconda delle condizioni di umidità e di velocità con cui avviene questo scambio d'aria può dar luogo a forti fenomeni meteo, come invece a solo annullamenti o insomma dipende dalle condizioni, come diciamo prima, dal spazio e il tempo con cui si propaga questo riequilibrio delle forze, diciamo. L'aria stabile invece è quando abbiamo l'aria calda sopra. Chi abita in case con più piani sa che vanno chiuse le porte, perché altrimenti si verifica questo caso qua, che in cucina c'è caldo, porta aperta, arriva il freddo. Mentre questo qua è il caso dell'aria stabile, abbiamo l'aria fredda sotto e l'aria calda sopra. Quindi non abbiamo movimenti di scambio verticale fra le due masse d'aria, ma solo movimenti all'interno della stessa massa d'aria, quindi nulla di che va a creare forti smussolamenti. Per assurdo, che il nome inganna, la normalità diciamo è l'aria instabile, perché abbiamo visto che per il gradiente termico il sole scala superficie e salendo l'aria si raffredda, quindi normalmente noi abbiamo sempre aria, sempre, normalmente, generalmente l'aria è instabile perché scalda il terreno e l'aria tende a salire, tende a raffreddarsi salendo e c'è uno scambio anche di d'aria. Poi che viene reso ancora più forte se per caso arriva una massa d'aria alta, fredda,
sopra una massa calda, questo diciamo, va a aumentare ancora di più la differenza. Però la normalità, diciamo, dovuta anche appunto alla regola del gradiente termico, è l'aria instabile. Infatti l'aria stabile è l'eccezione al gradiente termico ed è la famosa inversione termica, quella che capita spesso d'inverno. E come ha origine? Praticamente noi abbiamo, adesso per questo non guardi più questo, abbiamo la nostra massa d'aria a temperatura abbastanza omogenea, quindi che magari salendo si raffredda piano piano, però abbiamo una superficie terrestre che ha per vari motivi una forte dispersione termica, capita d'inverno, quindi cosa succede? Il terreno perde velocemente calore e quindi pian piano va anche a raffreddare la superficie vicino al suolo, quindi avremo praticamente, si crea una massa, scusate, disegno un attimo, il normale gradiente termico è questo, che lui salendo si raffredda sempre più. Cosa succede quando per vari motivi si raffredda molto terreno e viene raffreddata l'aria vicino al terreno? Che il terreno raffredda, più ci avviciniamo al terreno, più si raffredda l'aria. Quindi in realtà non abbiamo più questa, provo a cambiare colore e scusate così è più chiaro, il nuovo l'andamento della temperatura, diciamo, sarà questo, il nuovo, perché abbiamo che da una certa altitudine in poi, salendo, la temperatura cala in modo omogeneo, però vicino al terreno, più ci avviciniamo al terreno, più l'aria viene raffreddata dalla superficie terrestre. Quindi abbiamo la famosa inversione termica. Quindi cosa vuol dire? Che salendo per i primi metri, 100-100 metri, l'aria si scalda, è più calda, e poi ritorna il normale gradiente termico. Quando succede questo? Succede, lo vediamo benissimo, quando c'è aria ferma, non c'è una massa d'aria che in arrivo, ma aria ferma, la superficie terrestre di notte disperde molto calore, d'inverno, vediamo la polvere padana, e succede questa questione termica. Oppure quando arriva una massa d'aria calda, cosa succede? Che questa massa d'aria passa sopra a una superficie fredda, quindi la parte bassa viene raffreddata e quindi la temperatura ha questo andamento qua. Questa emissione termica dà origine di solito nella pianura padana, quando l'aria è ferma, si raffredda velocemente, l'aria qua vicino è anche umida e quindi dà origine alle famose nebbie d'areggiamento. Mentre la casistica, quella che arriva aria calda, tocca una superficie più fredda e quindi la parte bassa si raffredda e se è umida crea sempre nebbie, sono le famose nebbie da avvezione, che sono quelle che si vedono al mare d'inverno. O chi partecipa all'invernale, se fate caso, quando c'è nebbia è sempre con aria da sud, perché appunto arriva l'aria calda da sud dalla pianura padana, tocca, si raffredda a contatto con l'acqua del lago e si crea quella nebbia che non è ferma come la nebbia in pianura padana, ma si muove con la massa d'aria che di solito appunto ha una direzione da sud a nord. Questo quindi è il motivo. L'aria calda si raffredda in basso per vari motivi. Può essere anche che il terreno è ricoperto di neve, quindi crea questa eccezione all'aria instabile. Una cosa che adesso faccio solo un anticipo, perché è sempre comunque un tipo di inversione termica. Questa è inversione termica di superficie. Può venire anche in quota l'inversione termica, quindi non inteso in montagna, ma in quota in cielo aperto, perché se arriva, abbiamo un'area, una massa d'aria fredda, arriva in aria una massa d'aria più calda, si crea praticamente
una barriera che l'aria fredda, l'aria salendo si raffredda finché trova invece una massa d'aria più calda, quindi l'aria, quest'aria qua non tende più a salire ma tenderà a essere deviata così. Questo dopo lo vedremo quando c'è la formazione dei temporali da, e se sopra c'è un'aria più calda da origine alle, alle nubi a incudine, quindi oltre ad esserci la, la nuvola verticale sfoga alla fine, fa un'incudine, questo è dovuto perché all'inversione termica in quota, però lo vedremo meglio con le nubi. Insomma, questo era per fare un elenco delle varie inversioni termiche, quindi inversioni termiche in, in superficie e quelle in quota. Domande? Vedo sulla chat qualcosa, non so se era di prima. No, ci siamo, perfetto. Domande? Chiarimenti? O anche se qualcuno magari che ha anche esperienza vuole aggiungere qualcosa? Ok, ne approfitto per bere un goccio d'acqua, poi andiamo avanti. Ho perso il cursore. Eccolo qua. Ora passiamo all'argomento, alla seconda variabile importante per il meteo, la pressione. Allora, la pressione, allora facciamo solo un, come si dice, un per temperatura, la unità di misura che si usa sono millibar o ectopascal, che equivalgono, cioè quindi 1000 millibar sono uguali a 1000 ectopascal. La, il valore di riferimento è 1013 millibar, che equivale alla pressione normale a livello del mare al 45° grado di latitudine e 0 gradi di temperatura. Quindi quando siamo a livello del mare con, al 45° grado di latitudine con 0 gradi di temperatura, la pressione deve, registrata è 1013, quindi lo strumento, diciamo, è tarato su questo valore qua. E poi anche un valore, non solo un valore, insomma, anche per altre cose che poi non voglio vedere. Lo strumento è il barometro, il famoso barometro che abbiamo in barca, che ogni tot ore è meglio guardare per capire cosa sta succedendo attorno a noi, nelle masse d'aria attorno a noi. La pressione cos'è? La pressione è, insomma, l'aria sappiamo che ha un peso, anche se noi magari non lo sentiamo, perché fra le varie forze che ci sono non lo sentiamo, ma l'aria ha un suo peso, e dal suo peso dipende appunto la pressione che la stessa aria esercita sulla superficie terrestre. La misura di pressione è riferita a un centimetro cubo di superficie, e vediamo un attimo i legami peso e pressione, che sono importanti appunto perché l'aria calda è leggera, quindi più l'aria è leggera più la pressione è bassa, più l'aria è fredda l'aria è pesante perché è più densa, quindi più la pressione è più alta. Cioè immaginiamo di avere sopra la testa una colonna d'aria, se è densa pesa di più, se è leggera pesa di meno. Gli strati del suolo sono più densi, più pesanti, questo per la trazione della terra anche fra masse, quindi anche l'aria viene attirata dalla terra, quindi la pressione è maggiore al suolo che in quota. E a parità di, perché l'aria appunto è più densa sulla superficie terrestre che rispetto alla quota, e a parità di temperatura l'aria secca pesa di più di quella umida. Infatti, quindi l'aria secca ha una maggiore pressione rispetto a quella umida. Difatti la settimana scorsa avevamo 1036, 1040, mi pare che sono arrivati anche 1034 millibar, che vuol dire una pressione molto alta. In Germania, quando c'era da noi molto, c'era quel freddo, c'era un'altra pressione che era sul territorio tedesco ed era sui 1034, infatti l'aria era molto secca, infatti non c'erano nebbie, non c'erano nuvole, e il valore della pressione confermava, quindi conferma questo, insomma. E vediamo un attimo adesso un po' di caratteristiche della pressione. Distribuzione generale della pressione. Beh, questo, prima dicevo che la temperatura ha il suo
al suo, alla sua importanza per tutte le altre due variabili, questa è la prima, diciamo, perché abbiamo visto che i raggi solari, ho perso la pennina, scusate, i raggi solari scadono in modo differente a seconda della latitudine della stagione. Abbiamo visto che praticamente il movimento dell'aria era questo, nella zona tropicale, e questo invece nella nostra zona, diciamo, ora mi sfugge il nome, e poi nelle zone polari era questo qua. Questo cosa vuol dire? Che abbiamo dell'aria che sale all'equatore e poi scende, diciamo, nel cristallo tropico del Cancro, sale al ciclo polare artico e ritorna indietro dal tropico, diciamo, o dal ciclo polare. Questo va a individuare anche delle zone, sempre una distribuzione. Il vento viene a questi momenti generali, anche le pressioni hanno un movimento, diciamo, una disposizione generale, che poi naturalmente viene influenzata nel tempo, però quella generale standard è questa, ora vado a disegnarvela. Quindi avremo, dov'era il pennino? Anche il mouse che lo tocco ogni tanto, lo sposto, scusate. Ok, quindi avremo qui una zona di basse pressioni equatoriali. Guarda, perché il pino verde non lo vedo, non mi metto rosso. Avremo una zona di basse pressioni, quindi una bassa pressione dietro l'altra all'altezza dell'equatore. Avremo una zona di alte pressioni tropicali. E avanti, insomma, senza star lì a scrivere tutto, una zona di basse pressioni subpolari e una zona di alta pressione polare. Quindi questo, abbiamo un alternarsi di, a seconda anche dei movimenti del vento, è collegato naturalmente di alte e basse pressioni. Quindi avremo all'equatore, che si sposta a seconda delle stagioni su e giù, questa fase si muove naturalmente nelle stagioni, una sequenza di basse pressioni, al tropico di alte pressioni. Difatti, quando da noi è estate, che il sole colpisce in modo particolare il tropico, da noi arriva sempre il famoso anticiclone, che vuol dire bel tempo, perché abbiamo alta pressione, mentre in inverno tende ad abbassarsi ed entrare le basse pressioni a portare cattivo tempo. Questa distribuzione è molto importante, perché poi vedremo la prossima volta che è quella che dà origine a tutte le perturbazioni principali, che nascono appunto per cercare di portare equilibrio fra queste zone dove si creano queste differenze. Quindi mi pare vedo tutto, sì, appunto, qui è influenzata dalla latitudine e dalle stagioni, appunto, perché questo è il momento, è la disposizione generale, la distribuzione generale delle pressioni, che poi ha un leggero movimento a seconda delle stagioni, che come prima abbiamo visto, che dipende dal irraggiamento solare che fa sulla superficie terrestre. Domande? Cioè, ok. Andiamo avanti. So che oggi fosse un po' noioso, ma era per dare le basi per la prossima volta, invece per parlare realmente di quello, dei vari fenomeni, insomma, metodo, delle perturbazioni, nuvole, fronti e quant'altro. Perché varia la pressione? Beh, abbiamo visto che c'è una variazione legata all'altitudine, abbiamo visto che in quota la superficie è meno densa, la superficie, scusate, in quota rispetto alla superficie l'aria è meno densa, quindi
pesa meno, quindi c'è meno pressione. Quindi salendo di quota abbiamo una diminuzione che è anche questa costante in una certa zona, la diminuzione è costante, più si sale più scende di tot millibar in modo costante, e sono circa un millibar ogni 8-9 metri di pressione, diciamo, persa, diciamo. Dico, sono 8-9 metri perché in realtà dipende dalla, dalla densità, da altri fattori, però circa sono un millibar ogni 8-9 metri. Poi la variazione della pressione è legata, come abbiamo visto prima, aria calda, pressione bassa, aria fredda, pressione alta, alla variazione della temperatura. Quindi se abbiamo spostamenti di masse d'aria di temperature diverse, cioè noi siamo qua a Verona, c'è una certa aria, arriva aria più calda, la pressione avrà una variazione, ed è questo che è perché è importante. Scusate, ho fatto una linea storta, ho fatto col mouse, ho fatto storta, come farò con la tavoletta. È importante la lettura del barometro, perché se vediamo che abbiamo una variazione importante in poco tempo, vuol dire che c'è una massa d'aria che si sta muovendo molto veloce, quindi possono arrivare fenomeni forti. Questa brusca variazione, cioè, bisogna stare attenti sia che sia in alto sia in basso, cioè non è detto solo che quando arriva, si abbassa velocemente arriva brutto tempo, anche quando si alza velocemente vuol dire che arriverà un forte fenomeno, che non è un fenomeno, non è detto che sia meteo, non è detto che sia per forza pioggia, ma una sventolata di quelle, magari come il tempo, però comunque sono per noi importanti. Considerate che bisogna preoccuparsi se in 3 ore si sale o si scende di 4 millibar, e se in un'ora si scende di 2-3 millibar vuol dire che arriverà un colpo di vento di forza 8-9, quindi è importante tenere sott'occhio sempre il barometro. Purtroppo quando siamo in barca, una barca di crociera a charter, non sempre funziona, sicuramente non è tarato in modo corretto, però a noi interessa la variazione, quindi anche se c'è 1020 e lui segna 1050 non ci interessa, l'importante è che quando da 1020 a 1019 lui segna 1050 a 1049, quindi a noi interessa la variazione, non tanto il valore in sé, perché magari il valore in sé lo sappiamo da altre cose, dalle carte meteo, quanto ci dovrebbe essere, magari da letture di stazioni meteo in zona, ma in barca purtroppo i tre strumenti che abbiamo visto prima, lo strumento che abbiamo visto prima nella schermata di prima all'inizio, termometro, barometro e igrometro, non sempre sono funzionanti perché hanno preso botte, sono caduti e quant'altro, ma sarebbe sempre meglio avere il proprio magari anche nell'orologio, e quindi siamo sicuri che riusciamo a prevedere se arriveranno colpi di vento. Poi abbiamo una variazione giornaliera, ecco, bisogna leggere in modo regolare il barometro, però non farsi ingannare, perché comunque sappiamo che abbiamo durante il giorno un'escursione termica, quindi al sorgere del sole abbiamo la più bassa temperatura, alle 2 circa la più alta, l'aria si scalda, quindi varia la pressione, quindi abbiamo anche un'escursione giornaliera della pressione dovuta all'escursione termica. Questa escursione però solitamente è piccola e ciclica, quindi abbiamo 2 picchi alle 10, alle 22 e 2 minimi alle ore 4, ore 16, quindi vedremo il nostro grafico della pressione che prima alle 10 sale leggermente, poi cala fino alle 4, poi cala fino alle 16, sì, poi risale fino alle 2, poi cala fino alle 4, quindi abbiamo un leggero escursione termica, però vi dico dei valori, diciamo, di riferimento. In Italia la variazione di pressione dovuta all'escursione termica è 0,3 millibar d'estate e 0,8 d'inverno, vuol dire che d'estate c'è un'escursione termica
a livello di temperatura minore, mentre l'estate è un po' più ampia, quindi anche la pressione ne risente. Mentre il valore massimo di variazione dovuto alla discussione termica si ha all'equatore in primavera, che è 1,3 millibar, quindi non sono valori che vanno a preoccuparci per le nostre controlli. Sappiamo che se in giornata è cambiato di un millibar, sappiamo che potrebbe essere discussione termica che influenza la pressione, mentre se cambia di 2 millibar l'ora, possiamo dire sta pian piano sta calando, salendo, devo tenere sott'occhio anche le prossime ore. E naturalmente, come dicevo, la differenza di pressione è dovuta, la variazione di pressione è dovuta alla scossione termica giornaliera, e quindi dipende dalle latitudini e stagioni. Abbiamo visto già che in Italia è 0,3 l'estate, 0,8 l'inverno. Altre cose interessanti: in zone continentali la variazione minima si ha d'estate, mentre quella maggiore d'inverno, perché appunto l'escursione termica in inverno è più forte sulla superficie terrestre, sul suolo, mentre d'estate è più piccola, quindi anche la variazione di pressione. Mentre nelle zone oceaniche è il contrario, cioè d'estate abbiamo la massima variazione di pressione dovuta ai cambi di temperatura, all'escursione termica, mentre d'inverno c'è la minima, perché assorbe poco calore perché il sole scalda meno, però quel poco anche lo rilascia, quindi la temperatura sopra gli oceani è più costante in inverno, mentre d'estate c'è un'escursione più forte. Ok, domande qui, fin qui? Paolo, scusa, ho visto adesso. Calvin? Ah sì, avevo schiacciato, ho alzato la mano prima, ma era una curiosità, mi chiedevo, o comunque facevo la riflessione di tarare sempre gli orologi che sono barometri e altimetri, e quando si arriva sulla superficie dell'acqua a 0 metri, perché a volte magari uno viene giù dalla montagna o che ne so, e lo sbalzo di pressione risulta come uno sbalzo di pressione. Sì, sì. Comunque l'importante è, se non lo facciamo, perché magari non ci ricordiamo come si fa, non facciamo poche volte, l'orologio ce l'abbiamo e lo usiamo poco, però vogliamo mostrare quello perché magari non va il barometro in barca, l'importante è segnarsi a intervalli uguali qual è il valore che ci dà il nostro barometro e verificare, certo, gli sbalzi, la variazione. Non, certo. può essere anche 1100, che è un valore assurdo, però basta che vedi che sale da 1100 sale a 1000, e uno è un conto, se scende a 1099 è un altro, insomma, sì, può essere interessante perché dici ho un dato magari reale anche con quello che vedo sulle carte sinottiche o sui bollettini meteo, però in realtà a noi interessa la variazione, non tanto il valore assoluto, certo, in sé. Perché il valore assoluto devi sapere che vedremo che devi già sapere se c'è vicino a te una bassa o un'altra pressione, insomma. Certo. Quindi l'importante è non spaventarsi, che magari se non lo guardiamo e dopo 3 ore lo guardiamo e vediamo 1000, non spaventarsi, che magari 3 ore prima era 999, quindi è solo perché è sballato, diciamo, non è tarato, ma è quello che è importante il primo giorno segnarsi subito cosa ci dava, certo, così abbiamo già il primo giorno un riferimento. Certo. Perché appunto, come siamo in barca, sappiamo benissimo che quando andiamo a maggio, andiamo via, se saliamo sulle 10 barche che abbiamo a guardare i barometri, abbiamo penso 10 valori diversi. Poi c'è quello che non si muove perché c'è la lancetta che ha preso una botta, invece quello magari che funziona. Ok, andiamo avanti. Le isobare. Adesso cerco di andare un po' veloce perché insomma, penso che la maggior parte conosca già cos'è un'isobara, però era solo per far capire l'importanza di conoscere la situazione. Facciamo adesso un esempio. Noi sappiamo che qui abbiamo in Bretagna 1036, conosciamo solo la pressione in questo punto, 1036 millibar. E sappiamo che nel sud dell'Adriatico abbiamo
invece 900, spero di scrivere bene, già che si può mai di mio, più quella la magneto non è facile, abbiamo 1.300 millibar in Bretagna e 996 in Adriatico. Questo cosa ci dice? Qualcuno vuole provare qualcosa? Avviso che è già una domanda trabocchetto, però vediamo se qualcuno vuol dire qualcosa. Cosa vuol dire questi due valori? Hanno significato? Nessuno che vuole dire qualcosa? Paolo, dai, tu che hai rotto le acque prima, cosa vuol dire questi valori? Ma che c'è un'alta pressione e una bassa pressione, e quindi sì, in linea di massima dovrebbe esserci un po' uno spostamento di masse sì, d'aria dall'alta. Sì, se non andiamo troppo nello cosa, in realtà era per dire, infatti era trabocchetto, perché questi due valori, io ho qua un barometro, qua ne uno, leggo i valori tarati, però due valori così distanti, senza sapere cosa c'è attorno, in realtà certo, non mi dicono nulla, perché sono le Alpi in mezzo. Magari no, ma a parte quello, non sappiamo cosa c'è attorno. Se invece voglio dire che questo 1036 è il punto più alto, in questo punto qua è dove c'è il punto più alto, la pressione più alta, in questo punto, quindi attorno c'è pressioni più basse, vuol già dire qualcosa, e se questo dico che è il punto dove la pressione è più bassa, certo, ho già un'informazione in più, vuol dire che qui ho un'alta pressione, qui una bassa, però ho il centro dell'alta pressione e della bassa, perché prima potrebbe essere 1036, magari qua 1038, qua, e qua 1034, quindi essere solo, non avere un significato. Quindi se noi abbiamo questa, sappiamo che questo è il punto più con la pressione più alta, sappiamo, possiamo immaginare che lì vicino avremo nessuno intorno, dei punti dove la pressione è più bassa ed è uguale. Quindi se noi abbiamo dei punti con pressione uguale lì attorno, li segniamo con una linea, quindi dove c'è questa linea qua, la pressione, questo è il punto più alto, quindi lì per forza di cosa è più bassa ed è uguale per quella su quella linea. Questa, diciamo, è la definizione di isobara, cioè l'isobara è il punto dove cioè una linea dove ci sono uguali livelli di pressione in quei luoghi lì. Quindi poi allontanandoci avremo un'altra linea di pressione uguali, e idem qua invece l'inverso, avremo nessuno intorno, possiamo immaginare se quello è il punto più basso che avremo dei punti, una linea di punti dove i valori sono uguali più alti, e più ci distanziamo più i valori crescono. Adesso non scrivo numeri attorno perché scriverei in modo gallinaceo. Comunque, pressione al centro 996, qua abbiamo 1000 e 1004, perché nelle carte meteo si segnano, le isobare vengono disegnate a intervalli di 4 millibar, su qualche carta capita anche 5, però generalmente sono ogni 4, quindi qua abbiamo 1000, 1004, 1008, qua abbiamo 1036, 1032, 1028. Poi in realtà non è detto che questo valore alla prima linea siano 4, vero? Questo potrebbe essere 1036, 1037, questo 1036, perché il punto più alto è lì, poi abbiamo una pressione omogenea, poi lì abbiamo una linea dove c'è un cambio di, utilizzando questa scala, ogni 4 millibar un cambio di isobara, diciamo. E quindi già adesso, se abbiamo questa situazione qua, abbiamo già qualcosa in più, perché siamo sicuri che abbiamo una bassa pressione e un'alta. Quindi cosa volevo dire? Che avere il barometro e leggerlo, sapere la variazione, ci aiuta a capire se abbiamo dei fenomeni che stanno forti, che stanno arrivando, perché abbiamo una forte variazione di pressione. Ma se abbiamo il valore assoluto della pressione a quel punto lì, non ci dice nulla. Invece in questo modo qua dobbiamo sapere sempre cosa, avere un quadro appunto del sito qua delle aree circostanti.
quindi bassa pressione, alta pressione. Sappiamo che qui, lo vedremo nelle prossime serate e in parte della sera, che qui avremo una perturbazione, mentre qui avremo bel tempo. E come si differenzia di solito generalmente alta e bassa pressione? Avevamo prima il valore di riferimento che era il famoso 1013, generalmente, perché non è vero, diciamo, in senso assoluto, generalmente le pressioni sopra a questo valore qua sono alte pressioni, quelle sotto sono basse pressioni. In realtà ci sono delle configurazioni particolari che se io ho ho fatto un segno a caso. Se io ho qua una pressione di 1016 e qua ho un'altra zona a 1020, potrebbe essere che a seconda delle condizioni che questa viene indicata sulle carte come bassa e questa come alta, perché c'è sempre, insomma, sempre riferimento al circostante. Quindi se qua abbiamo alcune condizioni, queste due non sono due alte, ma sono un'alta e una bassa, perché vuol dire che va a generare delle perturbazioni attorno a questa bassa qua. Cioè, non è il 1013, non è da prendere in senso assoluto come sopra alta, sotto bassa. Appunto, bisogna conoscere, avere un quadro generale, quindi è per questo che è importante la carta sinottica, che la carta sinottica appunto è queste carte metro dove sono segnate le alte e le basse pressioni. Poi vedremo la prossima volta che siano segnati anche i fronti e altri dati importanti sull'andamento della pressione e dei momenti d'aria. Cosa dire su queste due pressioni qua? Allora, abbiamo visto che abbiamo qua un'alta, qua una bassa. Scusa, quindi, posso farti una domanda? Sì. Mi viene in mente, guardando l'orografia, cioè una carta orografica, sì, e valutando che la pressione cambia a seconda dell'altitudine. Dell'altitudine, sì. Sì, se noi abbiamo un vasto altipiano in cui... posso presupporre che al suolo ci sia una pressione più bassa rispetto a una pianura che c'è magari più avanti. Si considera la pressione come quella che è quella sul suolo, anche se questo è un altipiano magari di 2000 metri? La pressione sulle carte sinottiche dovrebbe essere al suolo, quindi penso sempre considerato... suolo zero, però suolo zero, magari... okay, dovrebbe essere lo suolo zero se fosse a zero, anche invece è a 2000 metri e quindi questo magari adesso mi coglie impreparato, perché se quella roba lì è la prossima lezione, l'ho guardato velocemente ma non ho memorizzato. Okay. Se qualcuno, no, magari non so se Aldo o chi aveva fatto lezioni di meteo e corso patente ha qualche informazione in più. Aldo, chi è che ha fatto lezione meteo? Aldo, tu? Io non ho informazioni precise in proposito, ma penso che le pressioni vengono date a livello zero. Sì, cioè, dovrebbe essere quello, però... al suolo. Ho capito, sì, sì. È al suolo, però dato che Paolo ha messo il dubbio, ho detto, non vorrei dare un'informazione. Sì. Comunque è per la prossima volta che guardiamo le sinottiche, cerchiamo di chiarirlo. Tuttavia, io non ho certezza di quello che dico, penso che sia così. No, ma anch'io lo spunto. Sì, signor, lo spunto mi era stato dato dalla carta orografica. Ma presentano una pressione a livello della superficie terrestre, me l'ho scritto come appunto, perché io però ogni slide ho gli appunti, però dopo non vado avanti, cioè non è che leggo, perché altrimenti divento... Certo. Sì, sì, no. Infatti, dovevo dirlo, l'avevo scritto su questa cartina, non l'ho detto, poi tu mi hai messo il dubbio e hai detto, aspetta che non vado a dire una... Preferisco magari dire, non lo so, te lo dico la prossima volta, che dia certo. No, comunque, mi sono scritto come punto, quindi l'ho letto o nei miei appunti quando ho fatto un corso in passato o su un libro che ho studiato prima di queste serate qua, insomma. È a livello zero, perché altrimenti, in effetti, non avrebbe senso. Cioè, sarebbe un continuo variare a seconda dell'orografia del territorio. Esatto, sì, invece
Ok, abbiamo visto che abbiamo un'alta pressione, quindi dov'è? E una bassa. Adesso sì, la A e la B andrebbero in realtà al centro della pressione, ma queste, abbiamo detto appunto che questo, questo schema, diciamo, di isobare ci va a dire qualcosa. Questa insieme, diciamo, di informazioni si chiama configurazione barica, quindi possiamo avere varie configurazioni bariche che andiamo a vedere adesso. Possiamo avere un'alta pressione, che sulle carte in inglese trovate scritto con H, una bassa pressione che trovate scritto con L, una pressione livellata che solitamente non è scritto, però lo potete individuare guardando la carta sinottica, un promontorio e una saccatura. Quindi noi, leggendo la carta sinottica, possiamo vedere l'insieme degli isobari appunto con una certa caratteristica, che ci fanno ottenere queste configurazioni bariche che ci danno poi, oltre a una visione insieme, sapere che se noi siamo qua e cosa abbiamo attorno ci fa sapere qualcosa, anche però la stessa configurazione ha un significato. Tanto andiamo a individuare, abbiamo una, le alte pressioni dove sono? Su quali valori? 1032-1028. Ok. Adesso, quindi qua abbiamo un'alta pressione, qua abbiamo un'alta pressione, le basse per forza di cose sono queste. Allora, alcune caratteristiche di queste configurazioni bariche. Allora, l'alta pressione viene chiamata anticiclone, area anticiclonica, e solitamente occupa molto spazio, è un diametro molto ampio, anche maggiore di 3.000 km. Gli isobari sono molto distanti, che significa che c'è l'area, la circolazione dell'area è molto diluita nello spazio, nell'ampiezza, quindi non abbiamo forti venti. Mediamente vai dai 1020, l'alta pressione alle zone nostre è sui 1024, 1028, gira lì attorno, però si arriva anche a 1000, anche si arriva anche a 1050, insomma, in casi particolari. Mentre le basse pressioni, che sono quelle che sappiamo, chi ha qualche base meteo, sono quelle che portano, diciamo, rogne, sono solitamente più concentrate, quindi non abbiamo, la bassa pressione non ha un ampio sviluppo, sono concentrate, le isobare sono molto più vicine solitamente, che vuol dire forte, un'intensa circolazione dell'aria. E il diametro di sotto è poche centinaia di chilometri rispetto alle migliaia dell'alta pressione, è poche centinaia di chilometri. E nella bassa pressione, quindi, appunto, abbiamo forti movimenti d'aria, quindi intensi, quindi anche poi la possibilità di nascere di perturbazioni, piogge e altro. Altre configurazioni varie, che sono la pressione livellata, sono la pressione livellata si ha dove ci sono ampie zone di pressione uniforme con isobare molto distanziate. In questo caso qua abbiamo 1020, che abbiamo un'ampia zona dove probabilmente è attorno ai 1020, uno più uno meno, comunque non c'è un'esecuzione decrescente o crescente, quindi è abbastanza uniforme. Quindi questa qua, diciamo, è la nostra zona livellata, quindi potete individuarla, cioè se voi guardate la carta sinottica siete in una zona e vedete che attorno non c'è, le isobare sono molto distanti, c'è molto distanti, abbiamo praticamente una zona con poco movimento d'aria. Solitamente questa zona livellata non ha una forma specifica, quindi è fra due pressioni diverse, cioè fra due pressioni uguali, però si crea questa zona di aria ferma. Abbiamo una distanza di anche fra un isobara all'altra con un millibar di differenza anche di 500 km, quindi sappiamo che c'è poco movimento d'aria.
sono zone, diciamo, che sono pericolose per i temporali, perché non c'è movimento d'aria, non c'è riciclo d'aria, si scalda molto il terreno se c'è estate, bel tempo, l'aria sale, calda sale, magari c'è umidità, con umidità, se è umida crea da vita ai temporali. È quello che succede d'estate in Italia, abbiamo un ciclone che ci investe, diciamo, abbiamo ampie zone di pressione livellata, si scalda, il lago fa salire l'umidità che va sopra i monti e poi scarica il temporale su di noi e poi di solito va anche verso est. Altra scusa Federico, sì? C'è un'altra zona di pressione livellata tra le due basse, vedi che c'è, sì, ci sono due esobere da 1016. Sì, sì, era da comunque era per introdurre l'argomento. Sono due zone, qua e qua. Quindi abbiamo due zone dove, in realtà adesso qua non abbiamo riferimento di quanti chilometri sono, però è solo per capire. Se vedete che sono due esopere uguali oppure con molta distanza, vuol dire che lì non c'è movimento d'aria e quindi il pericolo è temporali, improvvisi, se ci sono le condizioni, quindi forte calore, forte irraggiamento solare e quindi termico e comunque umidità presente nell'aria. Altra configurazione barica è il promontorio, che è questo qua, scrivo PR, promontorio, scrivo anche qua così. Il promontorio è praticamente una zona di alta pressione che si protende fra due basse pressioni, si incunea dentro, a forma di cuneo dentro due basse pressioni. Quindi vedete qui questa alta pressione che proprio fa questa forma, che va a inquinarsi, va a infilarsi in mezzo a due basse pressioni. E questo di solito porta generalmente bel tempo. Quindi vuol dire che questa alta pressione si sta infilando nelle due basse pressioni, quindi sta arrivando bel tempo. Mentre il suo, diciamo, antagonista è la bassa pressione, la saccatura che, scriviamolo qua, che è questa qua, che è quando una bassa pressione si incunea in mezzo a due alte pressioni e solitamente qui si vede poco, in realtà ha una forma più a V, anche le esobre hanno proprio un po' più acuta, un po' più aguzza la forma. E questo invece, al contrario, vuol dire che sta arrivando il cattivo tempo, sopporta un peggioramento del tempo. Quindi, se vediamo, magari guardando la carta sinottica, che il tempo si avvicina a un promontorio, vuol dire, ok, arriva bel tempo, una saccatura, brutto tempo. Se per ricordarsi promontorio e saccatura, è molto facile, se passate ad alta pressione, quindi che qui si sale di pressione, fate finta che sia una montagna, sale, è un promontorio, invece la saccatura è un avvallamento, diciamo, se pensiamo ai numeri, a una quota, un avvallamento quello della saccatura. Comunque, dove c'è alta pressione porta bel tempo, dove c'è bassa pressione cattivo tempo. Quindi il nome alla fine non ha importanza, basta ricordarsi che quando si incuna un'alta pressione porta bel tempo, quando si incuna una bassa pressione porta cattivo tempo, peggioramento. Domande qua? Ok, andiamo avanti, che il tempo scorre, comunque siamo alle ultime 3-4 slide e sono spero veloci. Umidità è la terza variabile, che è quella molto importante, perché appunto l'umidità è quella che dà origine alle piogge, alle formazioni delle nuvole. Come si misura? Si misura in umidità relativa, quindi non è un valore assoluto di quanta umidità è presente in una certa quantità d'aria, ma è in percentuale. Quindi cosa vuol dire? Che indica quanto
vapore acqueo è contenuto in una massa rispetto al massimo contenibile, perché più l'aria è calda, più vapore acqueo ci vuole per arrivare alla saturazione, più l'aria è fredda, meno vapore acqueo ci vuole per arrivare alla saturazione. Cosa vuol dire saturazione? Che quando raggiungiamo il 100% di umidità, quindi non ci sta più vapore in quella massa d'aria, condensa, quindi ci formano nuvole, pioggia, nebbia, grandine, neve, quel che arriva, insomma. E, quindi è quanto vapore c'è rispetto a quello che io posso, cioè quanto vapore c'è rispetto a quello che io posso contenere in quella massa d'aria. Appunto, la condensazione vuol dire nuvole, pioggia, nebbia, avviene in per due motivi. Se noi abbiamo un vapore acqua assoluto costante, quindi abbiamo tot vapore in una certa massa d'aria e la temperatura scende, abbiamo detto che più aria fredda meno vapore acqua serve per la saturazione, quindi sale l'umidità relativa fino ad arrivare al 100% e formare nuvole, pioggia, nebbia, quello che abbiamo visto prima con l'inversione termica. Arriva aria calda sulla superficie terrestre fredda e umida, si raffredda la parte vicino al suolo perché il suolo è freddo, il mare, ad esempio, il mare è freddo, l'inverno è umido, arriva aria calda, la parte bassa si crea la nebbia da avviazione, dovuta appunto a questa crescita qua. Va giù la temperatura, sale l'umidità relativa al 100%, nebbia. Oppure l'altra casistica è se la temperatura è uguale, aumenta il vapore acqueo, quindi evaporazione, quindi siamo al mare, siamo al lago, c'è il fiume, il sole scalda l'acqua, evapora e questa va a aumentare l'umidità. Il caso inverso invece è quando c'è l'umidità relativa al 100%, se sale la temperatura, allora l'umidità relativa si abbassa, quindi la condensa si dissolve e il vapore torna nell'aria senza essere visibile, insomma. Non è gassoso, non è sotto forma liquida. Domande? No, questo, insomma, è una cosa che penso che sappiamo tutti. Ah, è una cosa interessante da sapere, che l'aria calda può essere umida anche senza nuvole, tipo lo scirocco. Quando arriva lo scirocco d'estate non porta nuvole, magari, però ci accorgiamo che è scirocco perché vediamo comunque foschia, perché la foschia, diciamo, è la prima forma di condensazione, quindi l'aria è molto calda, può tenere molto vapore acqueo, quindi la nuvola non si forma, però vediamo già la foschia, che vuol dire che l'aria è tanto umida. Poi magari raggiunge dell'aria fredda e questo sappiamo che da, oppure viene raggiunto dall'aria fredda e questo fa abbassare la temperatura e le nuvole si formano in modo violento e il fenomeno diventa violento, perché se l'aria è calda, molto calda e molto umida, basta poco per scatenare temporali. Domande qua? No? Non vedo delle, scusate, io ragazzi non guardo la chat perché non ho due schermi, quindi se scrivete qualcosa poi magari ditemi se qualcuno vede via chat, ok? No, ok, a livello del mare, quello che dicevamo prima, perfetto. Quindi sì, la pressione è sempre a livello del mare. Ok. Caratteristica, informazione importante dell'umidità è il punto di rugiada e il livello di condensazione. Cosa vuol dire punto di rugiada? È data una certa massa d'aria con alcune caratteristiche, quindi che ha già al suo interno, sappiamo che ha una quantità di umidità, una certa umidità relativa per una certa temperatura. Noi sappiamo, dato quella temperatura attuale e l'umidità relativa attuale, sappiamo la temperatura a quale avrà inizio la condensazione. Che d'inverno e il punto di rugiada è utile per sapere se ci saranno o no nebbie, perché se abbiamo una temperatura di 10 gradi e l'umidità al 90%, se faccio un numero a caso, e sappiamo che a 5 gradi condensa, vuol dire che farà nebbia. Se le previsioni danno 5 gradi, farà nebbia. Se danno 8 gradi, andando avanti la giornata, non farà nebbia.
Quindi questo il punto di usare aiuta a prevedere le possibili formazioni di nebbie e soprattutto aiuta il punto di rugiada a sapere la quota di formazione delle nubi. Questo perché? Perché noi sappiamo che l'aria salendo, se c'è un movimento verticale d'aria, sappiamo che l'aria salendo si raffredda, sappiamo che l'aria a livello del suolo ha una certa umidità relativa e una certa temperatura, salendo sappiamo che cala di un tot a ogni 100 metri, quindi sappiamo l'altezza, il livello si chiama di condensazione, che appunto varia a seconda della temperatura e dell'umidità relativa iniziale. Vediamo l'esempio, se noi abbiamo dell'aria che arriva da qua, questa sale lungo la montagna e quando arriva al livello di condensazione, quindi la temperatura per cui condensa quella certa massa d'aria, avremo la nostra, scusate, un po' storta, la linea di il livello di condensazione e da qua sopra inizieranno le nuvole. Se la stessa massa d'aria alla stessa temperatura passa prima sul mare, si accumula umidità, quindi raggiungerà, diciamo, il livello di saturazione, quindi il livello di condensazione a un livello più basso, quindi farà le nuvole a un livello più basso. Questo si viene usato per sapere appunto le nuvole, l'altezza delle nuvole, dove hanno origine. E questo lo vedremo la prossima volta, è quello che succede con la montagna, che l'umidità sale e poi l'aria scende, lo vedremo la prossima volta cosa succede con lo stau, il phon, il vento, quello che sale e poi scende caldo e senza perturbazioni, lo vedremo, però appunto le nuvole, quando c'è lo stau, si creano sopra un certo livello di ben preciso, perché è conosciuto ed è importante per a noi, magari interessa anche in modo relativo, però aiuta a chi fa le previsioni a capire questo, e noi ci interessa la prossima volta per appunto le formazioni delle nuvole e la casistica dello stau, del phon come venti, che sono venti particolari. Ok, anche l'umidità adesso, insomma, abbiamo detto tutto. Ultima, credo, slide, dopo ci vediamo martedì prossimo. Spazio e tempo, vedo che sono importanti. Riporto la frase iniziale. Ogni volta che si verificano differenze nelle condizioni delle masse d'aria, si mettono in moto meccanismi che tendono a riportare l'equilibrio. Quindi queste condizioni che variano sono temperatura, umidità e pressione. Perché spazio e tempo? Perché, adesso qui leggo per semplicità, il processo di riequilibrio risulterà tanto più rapido, quindi tempo, e intenso, quanto più le porzioni d'aria considerate presentano differenze molto marcate di temperatura, pressione e umidità relativa e sono vicine fra loro. Vedremo la prossima volta che isobare vicine vuol dire un fenomeno rapido e intenso. Quindi poco spazio, tanta differenza, fenomeno rapido e intenso, mentre quando abbiamo pressioni presenta differenze poco rilevanti, quindi due masse d'aria sono separate di grande distanza e in più hanno poca differenza, il riequilibrio è molto lento e meno intenso. Insomma, quindi è un po' a livello di parole, cioè, pensare a un fenomeno intenso che è un temporale, che in realtà è qualcosa che va a riequilibrare il mondo, come equilibrio temporale, in realtà il temporale porta equilibrio, magari non a noi quando siamo fuori in barca, però lo scopo è quello, insomma. Bon, come prima serata, so che forse è stato un po' più di concetti e meno di previsioni, però sono le basi, so che ci sono anche soci magari meno esperti di mezzo, magari i capi barca hanno già fatto in passato, chi ha fatto la patente recentemente ha già alcune conoscenze, però un ripasso di tutte le nozioni base, magari anche affrontate in modo un po' più approfondito, direi che è utile. Quindi
In linea di massima, il prossimo incontro è martedì prossimo. Dico in linea di massima perché io volevo arrivare oggi già con le prime due lezioni pronte per fare poi la terza in questa settimana. Invece sono un po' indietro perché ho avuto una settimana intensa. Dovrei farcela a finire slide. Se ho problemi, vi avviso, dico ragazzi, si va martedì prossimo. Insomma, tanto nessuno scappa e siamo comunque a casa, quindi insomma sappiamo che io punto a martedì prossimo. Ho avuto un po' di problemi questi giorni qua e non sono riuscito a finire le slide, e siccome sono cose che portano via tempo, insomma, pensare alle slide e metterle giù e pensare a tutto quanto. La prossima volta parliamo di, oggi abbiamo visto come le caratteristiche dei fenomeni meteo, la prossima volta vediamo come nascono i fenomeni meteo, quindi come queste caratteristiche si influenzano, come reagiscono una con l'altra, quindi vedremo come nasce le brezze, come nasce il vento, le nuvole, le masse d'aria, i fronti, le perturbazioni e la cellula temporalesca. Siccome è un capitolo molto ampio, credo che lo divideremo in due serate. E poi andremo avanti, insomma, quelle successive, di volta in volta, insomma, vedremo cosa faremo. Faremo quella sui bollettini, sul Meteomar, che Aldo si è offerto di, perché lo fa già il corso con il livello, quindi sicuramente è più afferrato di me e ha piacere di farlo, farà lui una parte di serata. Poi vedremo invece, faremo una simulazione, diciamo, di come prepararsi a una crociera. Domande prima di salutarci? Ok, se non ci sono domande io fermo la registrazione e poi potete sfogarvi, apriamo le gabbie.